Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Accanto a me c'è Marico Pedrina, presidente dell'ASCOM mandamentale del Veneto Orientale. Con lui parleremo tra poco della fiaccolata che c'è stata ieri sera a Portogruaro, una fiaccolata che rimarrà nella storia della città. Intanto Marico Pedrina, presidente dell'ASCOM mandamentale, se l'aspettava 300 persone ieri sera in centro a Portogruaro per manifestare contro la ZTL, ma comunque contro questo piano del traffico che ha acuito i problemi già enormi per colpa della crisi dei commercianti e degli artigiani portoghiaresi. Ma è stato in effetti un evento storico perché non fa parte del DNA del mondo del commercio, del mondo delle piccole e medie imprese andare in piazza a manifestare. A Portoguaro credo siano veramente decine, qualche decina di anni che gli imprenditori non partecipassero a una manifestazione di questo genere. Siamo soddisfattissimi di questo, perché in effetti il lavoro che è stato fatto come Confcommercio mandamentale è stato un lavoro importante e la risposta che abbiamo avuto è stata altrettanto importante. La risposta della gente, immagino. Assolutamente Ho sì. capito. Però le posizioni del comune in questi mesi sono state quasi delle posizioni di rottura. Per mesi, mesi e mesi, finché alla fine non hanno ceduto, l'amministrazione comunale è sembrata sorda alle richieste dei commercianti. Non vi hanno voluto incontrare, non hanno fatto presente che in qualche modo la ZTL andava modificata, hanno installato addirittura la telecamere, Corso Martire è diventato un multificio multimediale. Insomma, credo che forse questa scelta di rinviare la ZTL sia stata un po' tardiva, la pensano così in molti. Assolutamente sì, ed è questo che noi da mesi non riuscivamo appunto a spiegarci, perché in effetti al di là di una progettualità che può essere anche condivisa, che riguarda appunto un'eventuale pedonalizzazione di Via Martiri, ma se per arrivare a questo progetto si è iniziata una serie di iniziative, un percorso che evidenziato da parte di tutti che era assolutamente errato, beh, quando uno sbaglia la strada, solitamente che cosa fa? Fa retromarcia e torna indietro. Noi chiedevamo semplicemente di tornare Invece indietro. questi qui insistevano con la retromarcia finché non si scardinava il muro, ma il muro non si è scardinato. È sembrata una decisione, quella del nuovo piano, del nuovo riassetto del traffico, ideologica. Mi spiego meglio, colpiamo i commercianti perché tanto sono ricchi, questo poteva essere il concetto. Io mi auguro proprio che non sia così. Mi auguro che non Ma in sia Italia è uno così. sport che va di moda ancora oggi. Ripeto, è vero che se, specialmente a livello nazionale, noi abbiamo un'assoluta mancanza di sensibilità nei confronti delle problematiche della piccola e media impresa, che alla fin fine, lo ricordiamo, è l'asse portante dell'economia di questo paese. Però ciò che è assolutamente incomprensibile è che invece a livello locale sindaci e amministratori non siano dalla nostra parte. Noi chiediamo Bene. soltanto questo, una grande responsabilità e Bene. sensibilità da chi c'è più vicino. Grazie a Marico Pedrina, andiamo avanti con il giornale.